Bambini, vi è piaciuto il viaggio sul pianeta Arcobaleno? A me tantissimo, perché c'erano mille colori, poi la regina bianca e la sua amica Luce. Il saluto al sole l'ho trovato molto utile e interessante, perché credo che ci faccia bene fare un po' di movimento tutte le mattine appena svegli, e poi credo che sia giusto salutare il sole. Senza la nostra stella più importante non ci sarebbe la vita. Quindi direi che il saluto al sole lo possiamo fare tutte le mattine insieme. Che dite? Vi sembra una buona idea? Ma adesso vorrei proporvi un'attività molto divertente. Colorare un arcobaleno vero. Come? Per questa attività ci servirà un foglio bianco, dei colori, un CD, del Pongo e uno scotch di carta. Io ho posizionato il mio CD con del Pongo sulla ringhiera della mia finestra. Ho visto dove creava dei riflessi e ho attaccato il foglio con dello scotch di carta. Ho preso i miei colori e ho iniziato a colorare i riflessi. Il rosso, l'arancione, il giallo, il verde, l'azzurro, l'indaco e il violetto. Poi ho controllato e ho rifinito bene il mio arcobaleno. Questo è il risultato finale del mio arcobaleno. Vi piace? Se questa attività vi è piaciuta, la trovate interessante, potete colorare anche voi il vostro arcobaleno, firmarlo, scattare una foto e poi spedirmela. Ciao! Alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus dal Ministero della Salute. Evita le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà finita. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica. Evita contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno 1 metro. Evita luoghi affollati. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci, altrimenti usa la piega del gomito. Se hai sintomi simili all'influenza, resta a casa. Non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali.